Allora, buongiorno a tutti, il mio nome è Carlo De Giorgi, sono il CEO e il founder di Ulia Pharma, Pills for Simple Life. Il nostro obiettivo è stampare farmaci personalizzati. Vorrei partire da quello che normalmente viene messo alla fine, cioè al team. Io sono un ingegnere meccanico con 3 anni di esperienza nel campo dell'automazione farmaceutica, Francesco è il nostro chimico, Chiara e Antonio sono chimici farmaceutici che lavorano da 5 anni in azienda farmaceutica e Marina che è lì in fondo fa la parte di comunicazione e marketing. Qual è il problema? Il problema è che ci sono una serie di trattamenti farmaceutici che devono essere dispensati in base a caratteristiche del paziente, quali peso, altezza, età. Oggi questi trattamenti vengono dispensati sostanzialmente per via intravenosa, cioè il paziente è steso sul letto d'ospedale e ha la flebo nel braccio per 1 a 2 ore. Qual è la soluzione? La soluzione è produrre pillole personalizzate, quindi pillole col quantitativo di farmaco specifico per il singolo paziente. La domanda potrebbe essere perché una? Magari ne prendo 4, 5, 6. In realtà il settore dei farmaci orali è quello a più alto rischio del sovradosaggio. 26 dei 60 farmaci top farmaci per fatturato italiano presentano il rischio di sovradosaggio, cioè ti mandano in ospedale se assunti male. Quindi dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo trovare un macchinario innovativo che ci permetta di flessibilizzare la produzione. Quale macchinario migliore della stampante 3D? In realtà la stampante 3D in questo campo è in campo di ricerca dall'anno 2000 e non esistono soluzioni che sfruttano la stampante 3D per produrre farmaci. Noi allora abbiamo deciso di unire due tecnologie. Quella sulla destra, che è le tecnologie industriali di confettatura farmaceutica, un po' come si creano i confetti dei matrimoni, diciamo. Quindi abbiamo dei cesti con delle basi in cui ruotano, queste basi vengono spruzzate fino a crescerle e creare il confetto vero e proprio. L'abbiamo unito con la flessibilità della stampante 3D. Questo è il nostro design, è sottoposto a domanda di brevetto internazionale, ha già ricevuto un primo report positivo dal Centro Europeo Brevetti. Fondamentalmente prendiamo la stessa compressa che prima era in rotazione all'interno di un cesto, le prendiamo una, la mettiamo in rotazione sul proprio asse e la ricopriamo del quantitativo specifico per il singolo paziente. Quindi quali sono i vantaggi? I vantaggi che noi offriamo sono la variabilità del dosaggio e del principio attivo, questo vuol dire che in futuro al posto di prendere 5 pillole ne prenderemo una. La compattezza, che vuol dire fondamentalmente può andare anche in ospedale o in farmacia, e la ripetibilità di un processo semplice e appunto robusto. Qual è il mercato? La nostra tecnologia è una tecnologia generalista. Il primo mercato di riferimento è quello dei farmaci della medicina di precisione, che è appunto di 48 miliardi, di cui il 10% è relegato all'automazione nel campo della medicina di precisione. Quali sono i competitor? Nei competitor c'è un po' di tutto, abbiamo aziende farmaceutiche, start-up finanziate, spin-off universitari. Di queste, un'unica azienda è arrivata sul mercato, un'azienda farmaceutica americana, Aprecia, che produce delle compresse porose ma non personalizzate, con un processo di stampa 3D. Quindi cosa abbiamo fatto e cosa faremo? Noi siamo partiti a fine 2018 con il primo report del Centro Europeo Brevetti, abbiamo vinto il PIN regionale, quindi abbiamo preso i primi fondi per la ricerca. Da giugno fino a novembre stiamo sviluppando l'MVP. L'MVP è sostanzialmente un macchinario che fa pillole vitaminiche personalizzate. Dall'anno prossimo partiremo appunto con la parte di validazione, che è quella sostanzialmente più pesante. Stimiamo che con un fund request di 1,8 milioni si potrà arrivare in 4 anni sul mercato. Grazie. Una domanda da parte del comitato scientifico. Ciao, velocissimo. Tutte le sostanze che compongono questi farmaci possono essere utilizzate col processo di stampa o ci sono delle particolari, diciamo, ingredienti che invece rischiano di essere alterati dal processo di stampa, per cui non possono essere Allora, stampati? è corretta la domanda. Uno dei problemi della stampante 3D, per dire la filamento fusa, che si vuole trasportare nel campo del farmaceutico, è le alte temperature, quindi superando i 150 gradi. Noi tendenzialmente lavoriamo con le stesse, dipende poi dai filamenti. Lavorando noi con tecnologie farmaceutiche che già si utilizzano, che lavorano
a 50 gradi, quindi sostanzialmente a temperatura ambiente, proprio perché ricalchiamo, noi prendiamo un macchinario industriale e lo flessibilizziamo, non abbiamo di questi problemi. Ciao, senti, se ho capito bene, voi producete dei farmaci, delle pillole personalizzate? Il macchinario che produce le pillole personalizzate, sì. Ma un farmaco per essere messo sul mercato ha bisogno di superare una serie di check di controllo che vengono fatti dai nostri istituti farmaceutici a livello nazionale. Voi come vi ponete nei confronti di questo tipo di validazione che deve essere ottenuta per singolo farmaco e che richiede del tempo, tra l'altro? Allora, in realtà quei 3 anni che io ho indicato non sono per la validazione del macchinario, perché il macchinario non è né un dispositivo né un farmaco, potrebbe essere venduto con la semplice certificazione CE. Quei 3 anni sono legati alla validazione del primo farmaco che noi puntiamo a sviluppare con un'azienda farmaceutica partner. Quindi a gennaio noi andremo alla ricerca, col prototipo e altre condizioni, di un'azienda farmaceutica partner che possa supportarci in questa attività. Nel caso non trovassimo riscontro, cercheremo fondi pubblici per sviluppare un farmaco generico. Quindi arrivare allo stesso risultato, quindi alla validazione indiretta del macchinario, fondamentalmente proprio perché c'è di mezzo la validazione del farmaco. Non so se... Marianna Marcucci, Invasioni Digitali. In realtà farmacista pentita, comunque... Scusami, qual è la convenienza di questo rispetto, non so, a una compressa a contenitore in gel, che contiene comunque ingredienti personalizzabili? Stiamo parlando sempre della parte dei farmaci che si possono ingerire, mi stai dicendo? Sì, giusto? Sì, certo. Ok. Sì. Allora, innanzitutto col gel non puoi avere dei rilasci. Sì, no, non le supposte, chiaramente. Quelle sono personalizzabili. No, stiamo parlando di edibili, sì. Sì. Allora, il vantaggio di questa tecnologia è che io posso fare infiniti layer con un quantità di farmaco specifico, con ritardi nel rilascio del farmaco assolutamente controllabili. Quindi hai tutta una serie di flessibilità che non vengono offerte dal gel. Cioè se io potrei fare 2-3 rilasci in base a quello che mi viene chiesto dall'azienda farmaceutica, nel tempo potrebbe essere, come ti dicevo, una tecnologia generalista, quindi ha molte potenzialità. Ora non so se ho risposto. Sì, grazie. Grazie mille. Sono due oggetti diversi, diciamo che sono due oggetti diversi. D'accordo, grazie.